Siamo arrivati al momento della finale. La Triumph Daytona 675 ha vinto la categoria Super Sport. La Kawasaki ZX10R ha vinto la categoria Superbike e l'Aprilia RSV 1000R Factory ha vinto la categoria Maxi Sport. I loro tecnici, dopo aver cambiato di nuovo le gomme, le stanno preparando per la finale. Fra pochi minuti prenderà il via la parte più entusiasmata del Master Bike. Aprilia RSV 1000R Factory, Triumph Daytona 675, Kawasaki ZX10R. Una bicilindrica italiana, una tre cilindri inglese e una quattro cilindri giapponese. La composizione della finale del Master Bike 2006 non poteva essere più variegata. La solidità ciclistica dell'Aprilia contro lo strapotere del motore Kawasaki, contro l'agilità e la facilità della guida della Triumph. Getting shifts and the brake pedal way down. How many laps? Four. Four laps. Ha vinto l'Aprilia, perché ancora una volta la pista ha dimostrato che la potenza del motore non è tutto. Su una pista come Jerez, disegnata pensando proprio alle motociclette, sono necessarie agilità, precisione in traiettoria, motricità e la giusta dose di cavalli da poter gestire con una buona erogazione. Tutte doti queste nelle quali la RSV Factory eccelle. La Kawasaki ha più motore, ma non può contare sullo stesso equilibrio ciclistico e anche se a prima vista può sembrare addirittura più agile della RSV, in realtà, guidata al limite, richiede un maggior impegno del pilota quando si tratta di spalancare il gas sul dritto e anche nelle percorrenze delle curve, a causa della minore efficacia dell'insieme telaio-sospensione. La Triumph invece conta esattamente sulle stesse caratteristiche di guida della bicilindrica italiana, ma alla resa dei conti, al suo piccolo tre cilindri, mancano una ventina di cavalli per tenere il passo della RSV. Now the results of the final. The third position in the final of the Master Bike is for the Triumph Daytona 675. Congratulations to Triumph 600, very good bike. 63 points is for the Kawasaki ZX10R. The first time that one European bike win the Master Bike is the Aprilia RSV 1000 Factory. Congratulations! Chiude qui il Master Bike 2006, ha vinto l'Aprilia RSV 1000R, ha vinto la sua categoria, la Maxi Sport, ed ha vinto la finale contro la Daytona 675 e contro la Kawasaki ZX10R. Complimenti all'Aprilia e arrivederci al prossimo Master Bike.